prima conclusione è che dovremmo ripercorrere i 200 film per porci delle domande pertinenti e risuonare in modo opportuno. Io aprirei subito il dibattito per vedere se in prima stanza qualcuno è già venuto con degli interrogativi dentro e aveva altre esigenze rispetto a questo primo incontro dalla celluloide, un Gesù con tante facce, tutte limpide. Se vi attardate qualche secondo si può ancora sentire la musica che dovevamo sentire all'inizio, oppure no? Sì, il primo interlocutore. No, visto che così, no? Così rompiamo il ghiaccio, certo, della sala. No, volevo lanciare un piacere, professore, dicendo tanto che questo è un problema, no, quello che sottolineava lei, è un problema di inculturazione, no? È una parola nuova, perché è una parola che in teologia si usa dagli anni 70, ma è quello che la Chiesa fa sin dall'inizio, perché è l'incarnazione che impone l'inculturazione. Dio che si fa uomo, si impasta con la storia degli uomini, comporta che la Chiesa, che i cristiani continuamente nel tempo facciano lo sforzo di capire la cultura nella quale vivono e sappiano mettersi in comunicazione con la cultura con la quale vivono, con gli uomini della cultura nella quale vivono, con il loro stesso linguaggio. Quindi lo sforzo che esiste da Evangelica oggi, considerando tutto quello che è l'opera artistica del cristianesimo, sempre è uno sforzo di inculturazione. Non c'è nulla che esca da un'ispirazione cristiana che non abbia in sé un grande sforzo di inculturazione, no? E quindi in questo senso ci metto tutto, la pittura, la musica, tutto, qualsiasi opera dell'ingegno umano cristiano. E poi niente, pensavo anche a un'altra cosa. Io sono sceneggiatrice e ho lavorato sia alla sceneggiatura di San Benedetto per Rai 1, che è ancora in fattura, insomma, fino a poco uscirà, che per un film che è stato a Berlino l'anno scorso, In memoria di me, che forse il professore conosce. E ecco, per esempio, mi veniva da pensare mentre il professor parlava proprio a questo, che sia nel caso di San Benedetto che In memoria di me, che cosa è successo? Cioè sono tutte e due operazioni che mettono in primo piano quello che è la lotta interiore spirituale, cioè quello che accade all'interno di una persona che vuole arrivare a un'unificazione personale, cioè che vuole arrivare a, come dire, a discernere quello che è il male che parla dentro di lei e a scegliere la sua vera strada, che poi è sempre quella dell'incontro con Dio, perché la vocazione umana, noi siamo tutti qui sulla Terra soltanto per un motivo, per trovare il nostro vero se stesso in libertà davanti a Dio, no? E questo, e allora sia San Benedetto con la sua percorso monastico, quindi discesa nei propri abissi, nella solitudine e poi nella riemersione con la coscienza del creare una comunità di fratelli, che In memoria di me, cioè la storia di una vocazione all'interno di una cornice ignaziana, quindi di grande discesa nel profondo di sé, di conoscenza e quindi anche traumatica, perché vedere la propria verità non è comodo. Però sono due operazioni che in fondo rispondono a quello che è il clima di oggi, perché anche la necessità, la confusione generale culturale, no? La quantità di proposte, che già la divisione interiore che tutti quanti proviamo oggi, dovuta probabilmente a un eccesso di razionalità oppure a un eccesso di emozioni, cioè non saper mettere insieme queste due cose che invece hanno un'unica unificazione,
lo Spirito Santo che esiste dentro di noi, che è capace di unificare queste dimensioni. Ecco, non a caso viene in mente di fare una fiction televisiva su Monaco e su un film di questo tipo, perché è una risposta a qualcosa che è nella cultura. Quindi, sempre, anche le persone a cui viene in mente, no, cosa fare nella fiction o nel cinema, sempre si pongono in dialogo con la cultura. Quindi semplicemente dire questo, che qualsiasi sforzo di natura creativa è sempre uno sforzo di culturazione, della fede. Processo di rilettura della figura di Gesù fatta dal film, questa attualizzazione, questa direi personalizzazione. La domanda è, un processo del genere non c'era già stato prima nella letteratura scritta? Tutte le storie di Gesù non erano un processo del genere? La domanda è, si percepisce che c'è un salto di qualità tra la presentazione scritta e quella visiva, l'impatto è molto maggiore, ecco, analizzare questo, il peso di questo passaggio da una all'altra maniera. Cioè, qual è, lei vuole dire che impatto ha avuto la letteratura su Gesù rispetto al cinema su Gesù? Beh, credo che questo sempre ha risposto prima al professore quando ha detto in due serate, lei parlava di Jesus, no? Di Jesus di Roger Young, se non sbaglio, in due serate ha fatto 10 milioni di serate. Ecco, mi viene in mente, non so, che il libro Radici in America, credo che abbia fatto 80 milioni la trasposizione televisiva, ma in 3 giorni, e per fare 5 milioni ci ha messo anni, cioè di lettori. Quindi quanto impatto numerico, sicuramente la letteratura arriva a meno persone, anche per un motivo molto semplice, che la decodifica di un libro è diversa dalla decodifica di un film, perché un film lo può... Ecco, quindi dei due linguaggi, il linguaggio della letteratura e il linguaggio del cinema, che alla fine è in se stessa, è intrinseca, perché la letteratura comporta comunque un'abilità, perché un libro non è che tutti lo possono leggere, cioè ognuno ha l'abilità per leggere il libro che riguarda sia la sua età che il suo livello di cultura, mentre invece un'opera filmica la possono vedere assolutamente tutti, o quasi. E quindi diciamo che è insita nello stesso mezzo di comunicazione la l'impatto. Un film di decodifica semplice. E poi agisce sulle emozioni, mentre invece la letteratura agisce anche sulla ragione, sviluppa lo spirito critico, comporta un'interiorizzazione personale, un lavoro interiore più lungo poi nel tempo, no? E invece probabilmente un film è una grande emozione con cui uno poi torna a casa e poi cosa succede di questa emozione? Forse rimane solo un'emozione. Non lo so quante persone si sono convertite o perlomeno hanno iniziato un cammino di fede con un film.